Voci dalla Farnesina, in collaborazione con l'agenzia ANSA. Farnesina per le imprese. Francia, la transizione ecologica corre veloce. Un punto di riferimento mondiale nel settore delle ecoindustrie è un tessuto imprenditoriale maturo in cui operano più di 7.000 aziende specializzate. È il mercato francese delle rinnovabili che negli ultimi anni sta vivendo una rapida evoluzione in direzione green. Se negli ultimi due decenni in Francia l'importanza del nucleare è rimasta invariata, ancora oggi circa il 75% dell'energia primaria prodotta proviene da questa fonte, nello stesso arco temporale l'energia generata da fonti fossili è divenuta però progressivamente meno rilevante nel bouquet energetico transalpino, in particolare grazie alla progressiva riduzione della produzione di energia elettrica da gasolio e carbone. È invece cresciuta in maniera sensibile quella prodotta da fonti rinnovabili, in particolare da energia idroelettrica, il 51% del rinnovabile prodotto in Francia, fotovoltaica, che è cresciuta del 7,5% nel 2019 rispetto all'anno precedente, da pompe di calore e da biocarburanti. L'ambizioso obiettivo del Ministero della Transizione Ecologica francese è quello di passare entro il 2060 al 100% di fonti rinnovabili e alla dismissione delle 18 centrali nucleari presenti nell'esagono. Il poderoso impegno del governo transalpino prevede lo stanziamento di 30 miliardi di euro. Particolare attenzione sarà dedicata all'efficientamento degli edifici e alle misure di sostegno e di compensazione per le imprese che adottino iniziative di decarbonizzazione dei settori produttivi o di efficientamento energetico, al supporto della mobilità ecologica e allo sviluppo dell'idrogeno verde. Tutti i settori, dunque, in cui le aziende italiane potrebbero esplorare possibilità di collaborazione bilaterale in campo industriale e scientifico, anche in raccordo con la rete della Farnesina. L'ambasciata d'Italia in Francia, per esempio, organizza nel prossimo autunno la terza edizione del forum bilaterale italo-francese sull'energia, in collaborazione con l'Istituto per le relazioni economiche tra Francia e Italia. Si tratta di un appuntamento importante, giunto alla sua terza edizione, a cui parteciperanno decine di rappresentanti di istituzioni, imprese ed enti di ricerca del settore energetico. Da menzionare infine anche il Salone Polytech di Lione, uno dei più importanti appuntamenti internazionali dedicati alla green economy, che quest'anno, Covid permettendo, si terrà ad ottobre e che ospiterà il padiglione Italia in una superficie di 500 metri quadrati con oltre 50 aziende che hanno già confermato la loro partecipazione. Domani Farnesina per le imprese sarà dedicata alle opportunità in Australia. Le ascolteremo dalla voce della nostra ambasciatrice a Canberra, Francesca Tardioli.